uscita di Enrico Iannaccone tu interpreti Marco, un personaggio terribile, agghiacciante possiamo dire, più che terribile, un egolatra l'ho definito nelle note che abbiamo fatto sui personaggi, innamorato solo di se stesso, una maschera grottesca, iperrealista, purtroppo socialmente visibile, perché insomma non c'è niente di inventato, basta guardarsi intorno e di personaggi del genere se ne vedono veramente purtroppo tanti. Cercavo una parola più complicata, ma alla fine è semplice ottimismo. Lo sei fatto, eh? L'ho esplorato un paio di volte. Gea Martire, nel film interpreti una ninfomane che cerca un riscatto. La bellezza di questo personaggio, di Lucrezia, è che ha vissuto sempre in una maniera estremamente libera. La sua sessualità, il suo modo di relazionarsi con gli uomini, con il mondo, con la vita, è una donna libera. Non siamo abituati ai problemi per il semplice fatto che non ne abbiamo mai avuti. Tu sei ancora un poco sprucidello, sei acerbo. Enrico Iannacconi, regista, quando mi ha proposto questo personaggio, questa sceneggiatura, mi ha detto: io riconosco in te la necessità di essere una donna libera, indipendente. Questo è vero. Mi auguro che non mi assalgano le paure di Lucrezia, di essere invece me stessa fino alla fine. Don Enrico, adesso siamo molto amici, abbiamo già girato 3 cortometraggi assieme, quindi conoscevo perfettamente, diciamo, la cupezza della sua scrittura, la forza dei personaggi, anche, come dire, questi tratti così spigolosi dei personaggi. Guarda che mica dobbiamo vivere assieme, lì si vive in una maniera molto free. Quindi. Ma sì, ho capito, però saremmo comunque troppo vicini, eh? Invito insomma chi ama il cinema bello, chi si incuriosisce al cinema nuovo, alle cose nuove, non può fare a meno di andarla a vedere, la buona uscita. Venite al cinema perché questo film lascia delle emozioni profonde che poi secondo me riemergono anche il giorno dopo.